Ragazzi, benvenuti a tutti i miei canali, io sono Magnus, oggi siamo qui su Spider-Man Remastered, la versione PC. Ma attenzione, so benissimo che è uscito il 12 e molti ve l'hanno già fatto, molti, pochi ve l'hanno già fatto vedere. Comunque, l'avrete sicuramente già visto. Quindi io vi porto una modalità diversa, ossia attuata attraverso una mod. Allora, come potete vedere, già l'immagine in alto a sinistra, si vede che c'è la mod, è reshade. Dovremmo avere una grafica non voglio dire migliore, perché non è migliore, è differente. Sembra più cinematografica, diversa. La attuiamo in. Dovremmo azionarla così. Esatto. Quindi facciamo su continua. È la prima volta che faccio questa cosa. Non si vede una mazza, non si vede una mazza, ma non fa niente. Allora, dovrebbe, sì, questo è attivo, questo è attivo. Continuo. Penso che si sia azionato. Così dovremmo averla tolta, si dovrebbe vedere in maniera differente. Avviamo doppiaggio in inglese, no, sottotitoli, sì. Lasciamo tutto così, grafico messo tutto al massimo, impostazioni del computer in descrizione. Sono curioso perché le mod, secondo me bisogna anche catturarle sotto questo punto di vista. Da quello che ho visto, l'immagine è più scura. Dice, poi c'è la conversione su YouTube, ancora più scura. Vabbè, sembra molto più cinematografica, almeno. Questa è l'impressione che io ho avuto. È meno. Prestatemi il termine cartone, però. Detto cartone così potrebbe anche essere magari offensivo. Sarebbe la possibilità di cambiare tante altre cose, ma già sai che abbiamo attivato la mod. Perlomeno per me. Installato poi. Bordello che non manco, ve lo racconto. Però. A me sembra più A scuro. tutte le unità, mobilitazione 4, direzione Fisk Tower. Fisk? Comunque sì, perché immaginate. Allora, voi sapete, io sui colori non è che ci vado d'accordo, quindi magari vi potrei dire un colore, non ci fare tanto caso. Generalmente la maschera è un po' più rosso, invece così sembra un po' più scuro. Cioè, qua per esempio è fantastica questa immagine nel gioco, io dico quella originale. Qui invece a me sembra più il film. Ora dovremmo vedere un pochettino la città, come si articola. Secondo me sì, è un po' diversa. Cioè, è sicuramente diversa, che cazzo sto dicendo? Poi faremo sicuramente qualche fermo immagine, qualcosa. E così proverò ad attivare e disattivare questo tipo di modalità. Rispondete a me. L'avete già beccato? No, siamo alla Fisk Tower. Stiamo aspettando il mandato. Posso unirmi anch'io alla festa? Conosci i suoi avvocati. Stavolta dobbiamo attenerci alle regole. E dai, sono 8 anni che aspetto questo momento. Vuoi renderti utile? Vai a Times Square. I suoi uomini stanno bloccando la colonna dei rinforzi per impedire che arrivino qui. D'accordo, ci sono quasi. E quello che io vi voglio dire, allora. Tralasciando il fatto che magari posso pure essere di parte su Spider-Man, e vabbè, essere di parte, e vabbè, essere di parte. Però, cioè, io non lo so, io. Cioè, ci sono tanti supereroi, assolutamente, io non metto in dubbio, cioè, è bello pure Iron Man, è bello pure Thor, è bello pure Batman, tutto quello che volete voi, però. Cioè. Non lo so, io.
Sapete, un po' come quando c'è una bella donna, che fondamentalmente non è che è bellissima, però. Pronto? Parker, dove sei? Dobbiamo provare la dimostrazione prima che arrivi la commissione che stanzia i fondi. Sì, mi scusi. Sì, devo risolvere un problema personale. Arrivo subito. Guardate, Promesso. guardate le luci dell'ambulanza, guardate le luci Devo liberarmi dell'ambulanza. in fretta per dedicarmi al mio vero lavoro. Molto diversa, secondo Yuri ha chiamato la cavalleria. me. Direi a tratti. Devo vedere in fase di combattimento anche qui, per esempio. È un po' una bella donna quando poi ci batte sempre il cuore. Così Spider-Man, cioè. Poi ci possono stare le preferenze, tutto quello che volete voi, però. Ora tocca a te. Poi vi faccio vedere la differenza quando siamo in una situazione un po' più di calma, eh. Ma comunque si vede, ragazzi. Chi ha ordinato una tazza di fratture multiple? Molte cose non mi ricordo, eh. Vi avverto, oggi sono in vena di pugni. Occhio, occhio. Avanti il prossimo. Vediamo se ci riusciamo a ricordare un po' di mosse, anche Qui si mette male. Allora, anche se per esempio io. Forse nella fase di combattimento non lo preferisco tanto. Tipo nella città ripresa un po' da vicino. Perché sembra. Pardon, pardon. Ci stiamo un po' distraendo. Poi secondo me quando ho fatto un lavoro. Ma non mi ricordo come si faceva a curarsi. Stavo un attimo cercando di capire anche come. Arrivo subito. Non voglio perdermi la faccia di Willy quando lo ammanettate. Ma neanche io. Allora, una volta fatto. Allora, ci siamo? Ok, Yuri, ho finito. Cosa sta? Yuri! Yuri! Allora, vogliamo fare un attimo una cosa? Il resto, guarda qui. La pavimentazione com'è molto diversa. Molto più. È diversa. Io lo sapete, sui colori. Certo non vado molto d'accordo, però soprattutto quando ci si ferma si nota tantissima differenza. Direi di andare un po' avanti. Ci guardiamo anche qualche altra scena. Altra scena questa, eh. Importante. Sempre un certo effetto. Sono curioso, scrivetemi sotto nei commenti quale versione preferite, perché obiettivamente sono
abbastanza differenti come versione molto più colorata, quella originale, molto meno colorata, questa qui un po' più tetra, un po' più marcata, un po' più scura. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video, bye!